collezione dell'arte tradizionale. Delle miniature persiane? Der Zugang zu Kunst, l'accesso all'arte, freien Denken, questa libertà di pensiero che l'arte rende possibile, habe ich in Deutschland entdeckt. Però io devo dire che l'ho imparata, l'ho scoperta in Germania. Es war auch sehr schwierig überhaupt mit diesem Kulturschock. Es war molto potermi affrontare a causa di uno shock culturale proprio. Natürlich wusste ich nicht, als ich kam, dachte ich, ich bin ein Künstler. Io non sapevo che cosa stavo andando incontro, io ero un artista. Aber dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich sehr wenig mit Kunst zu tun hat. Ho notato appunto le differenze che avevo poco a che fare con l'arte, con questo lato dell'arte, ho dovuto riniziare tutto, ripropormi da zero. Però hai sempre, mantieni sempre un rapporto con quello che hai imparato anche lì. Ho scoperto molte cose nuove. Das ist auch eine. Als Künstlerin aus Orient zu kommen, ist auch sehr schwierig. Venire dall'Oriente, di essere un artista, è una cosa molto importante. Weil man immer mit unterschiedlichen Klischeen zu tun hat. Perché si ha sempre a che fare con diversi cliché. Was ich mache, ist, dass ich immer erstmal diese Klischees bediene und dann das unterminiere. Questo che faccio appunto entrare in contatto con questi cliché e riproporli. Per esorcizzarli. Esattamente sì. Questa è un'altra, è un'altra opera in cui Parastu riesce a mettere insieme appunto i contrasti, riesce a mettere insieme dei mondi che sembrerebbero opposti, appunto l'Oriente e l'Occidente. Il femminile, il maschile, l'elemento fermo e l'elemento in movimento. Ci racconti com'è nata quest'opera, Il Cavaliere del Cigno? Ich hatte ein Stipendium in der Sommerresidenz. Ho avuto una borsa di studio per studiare nella residenza estiva di Wagner. Und habe diesen wunderbaren Werk von Lohengrin da in quest'opera fantastica di Lohengrin ho avuto la possibilità di scoprirla lì. Überhaupt diese Figur von Schwan hat in der westlichen la figura del cigno in der westlichen Kultur eine lange Tradition. Viele Geschichten sind da. Ci sono molte storie che guardano. Der Ritter auf dem Schwan kommt und sagt, dass es eine Tabu gibt über seine Vergangenheit, seine Identität zu tragen. Un tabù nel momento in cui gli si chiedeva del. Und ich habe diese beiden Figuren, der weiße westliche Schwan und mit dem schwarzen verschleierten Frau, der der auch viele Geschichten darüber erzählt wird, in der Assoziation. Einfach miteinander konfrontiert. Neue Geschichten zu erzählen. Proprio per poter raccontare nuove storie, quindi dall'unione nuove storie. Diese comiche Art von Figuren wie Swan Rider. Come queste appunto antiche figure del Cavaliere del Cigno. Ieri ci hai detto che quello che ti aveva attratto nell'opera di Wagner
era anche il fatto che in quest'opera nessuno poteva chiedere a qualcuno da dove venisse. C'è qualcosa di autobiografico in questo, il fatto di non sentirti, come hai detto una volta, quando sono andata in Occidente, sono diventata iraniana. Questa è anche una delle associazioni, proprio questo. Orientalische Frau mit aller Assoziation bleiben. Io come ho sempre, come a livello associativo, una donna orientale. Io però voglio giocare, voglio giocarci. Faccio vedere delle altre immagini velocemente. Sono appunto delle tappezzerie che Parastu crea, anche qui c'è questa cosa di essere attratti da qualcosa e di scoprire che invece sono delle armi. Ed è interessante, sono strumenti di tortura, sono armi, eccetera. È interessante il fatto che Parastu le presenti in questo modo, cioè come se fossero appunto le stoffe appunto che si vanno a scegliere dal tappezziere. E qui c'è anche qui c'è, secondo tutti noi che le abbiamo viste e amate, c'è una forte influenza anche di una tradizione pittorica occidentale. Abbiamo tutti pensato a Escher e in altre opere di Parastu, come per esempio qui c'è invece un'idea anche di arte optica. Questa è una delle ultime, è l'ultima opera che ha fatto Parastu per questa mostra, vorrei che ce la raccontasse. Perché prima ha detto io gioco e questo è proprio un gioco che lei ha messo in scena. Das ist der Brett nur das wir hier sehen, das hat Figuren und ein Würfel. Ci sono due figure e sotto disegnate delle figure e due dadi. Aber die Figuren spielen gegen das Brett. Entrambe le figure però giocano contro, collaborano contro il gioco, non combattono vicenda, non uno contro l'altro ma due contro il gioco. Und wenn immer die an die Felder kommen, die eine Waffe da capita ist, sul quadratino dove è rappresentata un'arma, sind die tot. Das allora hanno perso, sono morti. Es geht um diese Willkür eine Diktatur. L'arbitrarietà che appare anche. Quindi il gioco rappresenta la dittatura, sono delle persone che. Das ist der Willkür, der Willkür. L'arbitrarietà. Das ist, es geht darum, dass nur eine Würfel oder ein Zufall. E tutto è dato al caso, alla fine di essere un dado. Das ist, dass man selbst nicht entscheidet, sondern lieber was anderes. Das andere entscheidet. Il caso. Und es geht auch darum, dass diese Willkür ausgeliefert zu sein. Dieses Spiel ist, oder in viele meiner Arbeiten versuche ich eine Parallele zu der Realität zu schaffen, die etwas leicht. Questo è di nuovo un lato ironico della mia produzione. L'ultima opera che vi voglio far vedere è invece un'opera un po' di speranza, che sono dell'installazione, ne ha una adesso alla Galleria Verso Arte Contemporanea, in cui ci sono appunto questi palloncini che si innalzano verso il cielo. E qual è l'azione che deve compiere il visitatore? Ja, diese zum Beispiel in diese Stoffmuster oder in viele Spiele versuche ich den Betrachter mit einzubeziehen, dass er aktiv wird. Provo sempre a far sentire lo spettatore attivo. Und auch hier diese schöne Luftballons, die helium gefüllt sind und da oben auch
con an die Decke stehen. Die vanno verso il soffitto. Und der Besucher geht in Erinnerungen an Kindheit, an eine sichere Erinnerung. Al ricordo sicuro relativo alla propria infanzia. Und dann, wenn der Ballon runterzieht, e se lui prova a tirare giù il palloncino, in quel momento è confrontato con das Folterzähne, die draußen sind. Con le scene di tortura che sono dipinte su questi palloncini. Hier aber der kann wieder das in questo, grazie al legno presente nel palloncino, può anche prendere una distanza, può allontanarlo, quindi entrare in contatto con lui. Er behält es in Erinnerung, hat es im Bewusstsein, kann sich aber auch davon entfernen. Und das ist diesen parallele, aber auch ambivalente. Anche qua c'è l'essere parallelo e l'essere ambivalente. Den ich versuche beizubehalten, das beide sein. Und es geht darum, dass der Besucher das aushalten soll. Lo spettatore si deve anche mantenere di fronte a questo spettacolo. Quindi può appunto fare un'azione che è quella di entrare in contatto con il dolore e dopo però può scegliere di allontanarlo. E quindi appunto è un'opera in cui c'è una... Alla fine poi appunto l'arte riesce a dare una speranza e in qualche modo a esorcizzare anche il dolore. Vorrei appunto ringraziare Parastu moltissimo per questa conversazione, per i 2 giorni che abbiamo passato insieme, perché per me è stata una grandissima esperienza entrare in contatto con un artista così intensa e che ha, spero che andiate a vedere la mostra appunto alla Galleria Verso Arte Contemporanea, perché è molto diverso poi ovviamente vedere le opere davvero.